Non c'è più niente da fare, mi sembra tutto irreale se anche l'attesa è un inganno, perché nessuno è partito e nessuno deve arrivare, nessuno tranne la noia che si nutre di una paura, che toglie il fiato e non sai perché. Io mi credevo immortale, nel senso più spirituale che nella mia anima accende la fiamma della speranza che non mi ha mai abbandonato, ma questa volta c'è un gelo che sta ibernando il mio cuore. Cerco il futuro ma lui dov'è? E ascolto Clara che parla con le sue amiche al telefono e non mi sembra turbata, ma ride come di solito. È in lei che devo trovare la forza per non arrendermi, è lei che devo proteggere dal rischio enorme di perdersi. L'attesa e la sofferenza, due condizioni essenziali che per affrontare la vita devi impararci a convivere. E allora io come sempre in questa attesa ritroverò la convinzione che un giorno nel mio giardino rinascerò. Rischio enorme di perdersi. Il rischio enorme di perdersi. Il rischio enorme di perdersi. Cerco il futuro ma lui dov'è? E ascolto Clara che parla con le sue amiche al telefono e non mi sembra turbata, ma ride come di solito. È in lei che devo trovare la forza per non arrendermi, è lei che devo proteggere